le pietre ci permettono di avere anche appunto questa testimonianza del passato e l'idea anche di guardare un rudere e collocarlo nel nostro immaginario. Il nostro immaginario appunto di sapienze del passato e di costruttori, abili costruttori nel taglio delle pietre, perché guardare una pietra antica ci riporta proprio a questo. Ma poi la pietra è bella sempre, antica o vecchia, insomma, che sia, o nuova che sia. Per cui c'è questa, proprio dire, questa visione un po' romantica anche del rudere. Teniamo presente che tutti i viaggiatori nei secoli scorsi venivano in Italia per vedere i ruderi. Dunque il rudere ci riporta questo, appunto, il termine stesso letterario di archeologia ci riporta alla lettura del passato. Questo è come un libro aperto sulla storia che ci fa vedere proprio quello che è il passato di questo paesaggio rurale e di come questi coloni che sono arrivati dall'Europa, questi roncatori teutonici, così chiamati, si sono insediati e per cui ci danno, diciamo, questa lettura del territorio che è stata anche chiamata il paesaggio come un teatro. Eugenio Turri lo chiamava così, chiamava il paesaggio come teatro, dove appunto esiste una rappresentazione anche del territorio. E l'attore è colui che costruisce e ha la visione vicina. Lo spettatore è quello che gode del paesaggio guardandolo da lontano. Ecco, dobbiamo sempre avere presente di questo discorso qua quando si interviene sul territorio. La visione dello spettatore in un contesto appunto di lontananza e chiaramente anche facendo attenzione a quello che spesso non viene considerato, ma insomma anche la devastazione del territorio legato anche ai fattori, diciamo, più strettamente economici, dove nella contemporaneità la vista sul teatro e sul paesaggio del teatro non è così sentita. E qui viene su con la slitta noi. Allora ti carghivi di più legna nella casa che a tirare su un tocco alla volta come fa adesso. Gli anni qua, lì la roba, è la sopravvivenza. Passi a sentire, passi una slitta, sto qua come sono e se no ti passi a capuzzo qua, no? Questi qua come si sono sassi. Per essere comodo ti ha passato con la legna. Mi ricordo che era mia tutti vecchi e tutti russo. Era tutti fatti come la sua. Siamo nella parte bassa della Valle dei Marchi, gli ultimi vigneti che ci sono in questa zona, perché quasi da tutte le altre parti ormai i campi sono abbandonati. Questa Valle dei Marchi che partiva dalla strada provinciale e scendeva fin verso il Leno, fin in un posto che si chiama Langarnechele. Anche quella era una zona tutta piantata a vigne e in questa valle era prevalente la coltivazione della vite, anche se in qualche campo, per esempio verso la strada provinciale, seminavano un tempo l'orzo e il grano saraceno. Ecco, dopo la Seconda Guerra Mondiale
i campi di Terragnolo erano tutti coltivati a vite, ma intensamente, e c'era il problema di irrorare le viti. Allora tutta la gente di Valduga cosa faceva per creare questo verderame? Portava delle botti nella piazzetta del paese e metteva dei pezzi di verderame a liquefare durante la notte. Al mattino aggiungevano calce spenta e facevano il verderame. Il verderame che portavano a secchi in tutti i campetti. Allora le donne le portava questi secchi di verderame, gli uomini o i mariti li spazzavano nel campo con la macchina per irrorare, ed era un lavoro faticosissimo. Solo verso il 1948-49 hanno iniziato a farsi le vasche nei campi. Perché prima? Prima non li facevano per un problema. Prima di tutto il cemento non è che... c'era certamente da molto tempo il cemento, ma però non aveva probabilmente la gente, non aveva soldi. E da quel periodo in poi tutti hanno iniziato, 48, 49, 50 e 51, hanno fatto tutte le vasche nei campi. Questa che noi vediamo è una vasca per raccogliere l'acqua, e da qua attingevano quest'acqua per farsi il verderame e per irrorare. Di queste vasche, io penso che nella zona da Pirini a Puechen sono migliaia ormai. Fra l'altro è anche un patrimonio che sarebbe stato interessante fotografare, individuare, ricordare. Sta di fatto che con queste vasche la fatica era quantomeno dimezzata per chi doveva irrorare i campi e tenere le viti. La passione per pulire ho sempre avuta, da diversi anni che sto pulendo un po' di terrazzamenti qua a Terragnolo, e soprattutto qui intorno alle case. Lavoro anche l'orto qui, coltivo patate, cavoli, salata, e carote, un po' di tutte le verdure, insomma fagioli. Questi anni si coltiva un po' quello che si coltiva anche adesso, forse qualcosa di meno perché certe cose non c'erano, come pomodori, zucchine, cose non c'era proprio. Più si coltivava formento, paesaggio sarebbe bello più pulito senz'altro. E purtroppo le persone che ti lasciano pulire sono poche, perché più tanti non vogliono che vadi sul suo terreno a pulire, e da ringraziare quelli che ti lasciano pulire. Ecco, anche questi terrazzamenti qua che si vedono li ho puliti tutti io, un po' per volta. Thank you.
a Terragnolo, frazione Valle. Questo è un campo di mio suocero e io e mio amico David lo stiamo ripristinando. Questi sono tutti campi che non vengono coltivati da più di 30 anni e noi abbiamo questa passione perché ci piace soprattutto mangiare sano, mangiare buono, quindi i prodotti della nostra terra sono sicuramente eccezionali perché saranno coltivati senza uso di, in maniera bio, di alcun concime chimico, quindi sarà proprio roba naturale. Cosa coltiveremo? Coltiveremo un po' di tutto, no? Patate, carote, cipolle, aglio, pomodori, ravanelli, verze, capucci, tutto. Questo è un terreno che si presta alla coltivazione più o meno di tutto, sì, sì, quel che si vuole, insomma, e ovviamente evitando prodotti magari equatoriali, che qua non c'è clima adatto. Però ci sta un po' tutto. Quando veniva coltivati, coltivavano un po' queste varietà di prodotti. Poi c'è il zaldo, il grano, insomma, per fare la farina, anche il formenton usavano, che adesso valutiamo anche noi se mettono un pochino magari nel pezzettino sopra. E ecco. I sementi delle patate, una semente autoctona del posto, che è riprodotta da almeno un ventennio e niente, sicuramente è una patata valida per il posto perché comunque la riesce a produrre sia stagioni asciutte che stagioni umide, dunque è proprio una patata che si è adatta alla zona, una zona comunque povera perché la terra è una terra molto sassosa, non è una terra ricca, e vuol dire che se certi ortaggi riesce ad adattarsi a questo posto è perché con l'andare degli anni i seghe ovviamente potenziati e niente, riesce a produrre benissimo la rama in tutte le maniere, insomma, sia nella terra povera che nella terra ricca, insomma. Per renderlo pronto, insomma, la semina, il terreno, abbiamo prima dovuto togliere tutte le toppe di erba che sono ammucchiate qua sotto. Abbiamo fatto questi mucchi perché poi se si fa un po' di pioggia anche questa primavera sarà un ottimo fertilizzante naturale per il nostro campo. Poi abbiamo passato la motozappa per muovere un po' la terra e adesso dobbiamo aspettare che il terreno non sia più così ghiacciato per vangarlo tutto in modo che vangarlo a mano che la resa finale è molto, molto superiore, insomma. E poi cosa ci manca da fare? Qui dobbiamo fare un recinto. Dobbiamo togliere tutti quei rovi, quegli sterpi da mezzo perché danno solo fastidio. Poi pian pianino li bruceremo, faremo compost e faremo un bel recinto. Un paio di casette qua sopra per galline, conigli e piccioni. Il letame di coniglio è un ottimo fertilizzante naturale, anche quello di gallina, quello di coniglio soprattutto. Qua sono pratiche sfaccio due volte all'anno e il fieno che raccolgo serve per l'alimentazione delle vacche che vanno in estate a Malga Burcula, ecco, l'inverno le tengo a frazione campi in una vecchia stalletta finché non riesco a fare l'investimento serio. Qua in prossimità di questi prati qua, e domani abbiamo un pezzo di prato per seminare il frumento, no? Che sarebbe il formenton, un grano saraceno, ecco, niente, quest'estate lo mettiamo anche in menù presso Malga Burcula e Fanzetto. E Fanzetto sono delle fortaie di grano saraceno, ecco, e si fanno in una padella di ferro con un po' di strutto, anche che vengono molto buone e vengono accompagnate con formaggio o salumi.